Ciao a tutte Impact Girls e benvenute ad una nuova puntata di Impact Girl Podcast. Quest'oggi sono in compagnia di Valentina Stinga, fondatrice di Rareke. Ciao Valentina. Ciao, buongiorno. Ridevo perché ci abbiamo messo un po' a organizzare quest'intervista, questa puntata, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, Valentina, per chi non ti conosce, cerco di riassumere molto perché poi, ragazze, potete trovare tutti i riferimenti sotto a questa puntata, però tu dopo una laurea in marketing alla Bocconi hai deciso di tornare a Sorrento, che diciamo così è il tuo paese natale, e aprire l'azienda agricola Rareke. E hai cominciato raccontando la tua storia in un blog, poi hai postato qualche foto sui social, hai cominciato a vendere delle cassette di zucchine agli amici. Fatto sta che oggi hai un vero e proprio e-commerce, sei responsabile regionale col Diretti Donne Impresa e parli di agricoltura e di impresa al femminile, visto che insomma sei una bella rappresentante, a diverse conferenze nazionali e internazionali. Allora, cerchiamo di capire se qualcuno volesse, cioè che ci sta ascoltando, volesse davvero mollare tutto e andare in campagna, come un po' si tende a desiderare di questi tempi. Tra l'altro ero in libreria qualche giorno fa e ho visto che ci sono diverse, c'è proprio una sezione per chi vuole mollare tutto e andare in campagna. E perché c'è una sezione? Perché sembra così semplice, no? Tanto mi apro l'azienda, ho gli animali, ho le piante. Poi, insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo un bel po' di conoscenza, esperienza e organizzazione. Partiamo, Valentina, dall'organizzazione che tu ti sei data inizialmente per poter lanciare il tuo agribusiness. Sì, in realtà è stato tutto abbastanza in divenire, perché quando ho iniziato non pensavo che sarebbe diventato il mio lavoro, quando ho iniziato pensavo sarebbe stato un hobby, quindi una cosa che avrei gestito magari nel tempo libero. Poi mi sono resa conto che effettivamente mi appassionava molto questo mondo e quindi è partita la fase organizzativa. Io ho la fortuna di essere una donna molto ansiosa, quindi mi piace avere tutte le cose ben organizzate perché altrimenti vado nel panico. E quindi ho cercato pian piano di organizzare quello che era il mio lavoro prima di tutto, perché fino a poco tempo fa comunque mi occupavo quasi di tutto da sola, quindi organizzarsi diventa fondamentale. E dalla parte burocratica ovviamente resta purtroppo in Italia una delle parti un po' più complesse, quindi riuscire ad aprire la partita IVA, avere un fascicolo aziendale che in agricoltura è fondamentale, e poi fare tutta una serie di altri passaggi. E diventa poi ancora più importante organizzarsi anche sulla base di quella che è poi la stagionalità, perché bisogna capire quali prodotti puoi coltivare, quando li puoi coltivare, che tempi hai prima che questi prodotti siano disponibili, e questo se ti fermi solo alla parte del fresco, quindi se ti fermi soltanto a verdure, ortaggi ed eventualmente frutta fresca. Poi se entri, come ho deciso di fare io, nel mondo di quello che è il prodotto trasformato, quindi tutto ciò che è imbarazzo, confetture, marmellate, sottoli, passate di pomodoro, eccetera, e là ti devi organizzare ulteriormente, perché bisogna capire se vuoi fare una lavorazione in azienda, quindi se occuparti tu anche di questo. In quel caso c'è da fare tutta una parte burocratica e anche sanitaria, ovviamente da un punto di vista autorizzativo, o se vuoi, come ho fatto io all'inizio, affidarti ad un laboratorio esterno, quindi farti fare determinate lavorazioni all'esterno. Sono un bel po' di decisioni da prendere. Ci dai un'idea di qualche errore che hai fatto, qualche scivolone che hai fatto in tutta questa fase iniziale e che chi ci ascolta magari potrebbe evitare o magari insomma ridurne un po' l'impatto se proprio lo vuole fare, lo stesso errore? Ce ne ho caldi caldi, nel senso te ne dico uno che ho fatto all'inizio e uno che ho fatto praticamente settimana scorsa, perché ancora capita. E il primo è stato quando ho fatto la prima produzione dei trasformati, quindi quando ho fatto per la prima volta il sott'olio di zucchine e di melanzane, dove ho completamente sbagliato la forma del barattolo, nel senso che mi piaceva tantissimo questo barattolo, perché poi sai, anche l'occhio vuole la sua parte e diciamo, la verve femminile in questo aiuta. Però era un barattolo tanto bello quanto scomodo da un punto di vista di etichettatura, perché era molto storto e quindi trovare un'etichetta che ci stesse bene senza che sembrasse fatto male, perché alla fine sembrava fatto male, non è stato affatto facile. Quindi dall'anno dopo, perché poi la cosa bella dell'agricoltura è che per cambiare qualcosa devi aspettare un anno intero, perché la novità delle zucchine poi è stata dopo un anno. E quindi ho cambiato completamente il barattolo, ho fatto un barattolo molto più semplice da un punto di vista proprio della forma, ma sul quale mi sono potuta poi divertire con la grafica.
E invece l'ultimo, sempre riguardo questa storia qua, ma riguardante l'olio extravergine che produco da 2 anni ormai, perché, e qui ho fatto un errore invece logistico, mi sono affidata al mio solito fornitore di etichette, che è un fornitore molto grande, quindi non una piccola azienda locale, ma un grande fornitore, e ho avuto, per colpa loro, stranamente non per colpa mia, un fortissimo ritardo nella consegna delle etichette per quella che è poi la vendita natalizia, e quindi all'ultimo momento ho dovuto annullare quell'ordine, chiedere un rimborso e fare un nuovo ordine ad un fornitore più vicino, che in alcuni casi può essere un problema perché i fornitori più vicini, soprattutto in una zona come la mia, che è un paesino piccolo, possono essere più cari e magari più lenti, però da un altro punto di vista ho imparato che invece se c'è un problema, se la grafica ha una particolarità che si deve risolvere, avere il fornitore a 5-10 minuti, un quarto d'ora di macchina rende tutto più gestibile, anche i tempi sono molto più gestibili, e quindi ho imparato un'altra cosa la settimana scorsa mentre urlavo perché le mie etichette non arrivavano in tempo per Natale. Alla fine ce le ho, quindi va bene così. Quindi dacci un'idea, prima di una festività, in cui, quindi un periodo festivo dove sicuramente gli ordini insomma cominciano ad incrementare, che cosa fai? Come ti prepari anche per comunicare quelle che possono essere le promozioni, quelle che possono essere le iniziative, quali canali utilizzi e come ti organizzi per fare delle vere e proprie promozioni che poi abbiano successo e funzionino? Ma guarda, essendo ormai in attività da, diciamo, piena da 3 anni, il primo passaggio è quello di essere organizzati per tempo. Fondamentalmente bisogna capire già ad ottobre che tipo di comunicazione, che tipo di packaging, che tipo di etichetta vuoi fare, se vuoi fare una cosa particolare solo per Natale, perché altrimenti spori con le date, soprattutto per quello che riguarda l'e-commerce e quindi le spedizioni. Proprio pochi minuti fa ho ricevuto una comunicazione dai corrieri che mi dicevano già che dal 13 di dicembre non possono più garantire ritiri e consegne in tempo, quindi capisci anche tu che se hai degli ordini devi anche richiedere ai clienti di ordinare entro una certa data. E quindi per quanto riguarda i regali, diciamo, dei privati, quindi gli ordini privati, si fa comunque ancora tutto attraverso i social. Per quanto riguarda le aziende che decidono di utilizzare i miei prodotti come regali di Natale, quindi come cesti e cose, diciamo, da regalare ai propri clienti, allora diventa diverso, perché in quel caso magari ho già una lista di mail, mando un'email che ricorda a loro che hanno già in passato scelto Rareke come regalistica di Natale, e gli dà tutte le varie opzioni, quindi regali per diverse fasce di prezzo. Una cosa importante che sto cercando di tenere in considerazione negli ultimi 2 anni soprattutto è anche la sostenibilità del packaging, perché sai, soprattutto al sud siamo abituati a quei cesti col cellophane, la plastica e tutte queste cose qua, invece per esempio quest'anno ogni singola parte del pacco, delle varie tipologie, è o in carta o in vetro, o se ancora di più le decorazioni, quindi proprio le piccole cose in più che aggiungo al cesto, sono arance essiccate, foglie d'olivo, quindi tutte cose assolutamente biodegradabili e sostenibili. E a livello di comunicazione, quando sei partita? Quindi tu sei partita con quest'idea, non avevi idea non avevi idea di nulla da quello che ricordo mi hai detto, per cui è stato veramente, sapevi ovviamente, conoscevi l'aspetto della vendita e del marketing, ma di fatto l'aspetto dell'agribusiness era qualcosa di completamente nuovo. Come hai applicato le tue conoscenze di comunicazione e di marketing a questo business in maniera da farti conoscere online e offline? Beh, inizialmente è stato un po' anche tutto dettato dall'incoscienza, nel senso che io ho trattato questa azienda come se fosse un'azienda qualsiasi, quindi come se fosse un business di qualsiasi altro tipo, essendo appunto, avendo una formazione relativa al marketing, avendo un master in social media communication, eccetera, io ho incoscientemente finto che fosse esattamente la stessa cosa di un'azienda normale, che però effettivamente è quello che dovrebbe succedere per quanto riguarda le aziende agricole, perché ormai si fa, nella maggior parte delle aziende agricole purtroppo, ancora una comunicazione un po' vintage, no? Quindi si fanno ancora tanto cartaceo, tanta comunicazione offline, cosa che in realtà nel 2021, ormai quasi 2022, non è più tanto aggiornata, perché il cliente, soprattutto i clienti privati, sono talmente smart, talmente attaccati ai social come tutti noi d'altronde, che poi ormai il limite tra vita privata e lavoro è abbastanza relativo, quindi anche questa è stata una delle cose che ho fatto. Io raccontavo e racconto tuttora le mie giornate in azienda, ma anche non in azienda, anche se ho un problema che potrebbe essere legato anche alla mia sfera di salute fisica. Ho avuto il Covid ad esempio a marzo, quindi sono stata 25 giorni chiusa in casa,
E questa cosa però fa parte anche della mia vita lavorativa, perché essendo l'azienda mia, essendo io l'imprenditrice e chi ci lavora principalmente, diventa una cosa che comunicata in una determinata maniera crea molta empatia, che ormai è fondamentale, perché un'azienda che fa comunicazione fredda senza raccontare nulla non ottiene poi chissà cosa da un punto di vista di riscontro. Sono d'accordissimo, penso sempre che da un lato c'è la paura, no? di sfociare nella sfera privata, ma in realtà sei tu a decidere qual è il limite oltre il quale decidi di non condividere più. Questo non significa però non dire nulla, non raccontare appunto in retroscena, che ti rendono anche più autentica, più vera, più imperfetta, ed è quello che ormai cerchiamo in un prodotto, la veridicità, l'autenticità. E quindi i canali di comunicazione che tu al momento utilizzi e che ti stanno aiutando di più oltre ai social, quali sono? E quali social sono nel mondo dei social, e oltre ai social nel digitale quali sono? Allora, per quanto riguarda i social, come tutti, sono Facebook e Instagram, cambiando molto quella che è la fascia di età di riferimento, nel senso che su Instagram sicuramente c'è una fascia d'età più giovane, anche se anche questo sta cambiando, perché comunque anche le persone oltre i 40 si stanno affacciando a Instagram, quindi sicuramente funziona al momento più Instagram di quanto non funzioni Facebook, anche se molto dipende dal contenuto che decido di pubblicare, perché magari quando racconto qualcosa di un po' più lungo, quando magari pubblico uno dei miei interventi in pubblico e che sono abbastanza lunghi, Facebook rimane comunque un po' più fattibile da questo punto di vista. Sto valutando e monitorando da un bel po' TikTok, anche se questo è un altro problema, la fascia di età resta ancora abbastanza complessa da gestire, però ci sono un bel po' di TikToker che cucinano, quindi un bel po' di TikToker che hanno, dal punto di vista dell'alimentare, un bel seguito, quindi è per questo che sto cercando di capire se lanciarmi anche nel meraviglioso mondo di TikTok o meno, sicuramente non con i balletti. E per quanto riguarda tutto il resto, della comunicazione, cerco comunque di mantenere aggiornati i miei clienti con una mailing list, quindi con la newsletter, e cerco comunque di fare in modo che la mia storia, quindi il mio percorso, il mio continuo voler cercare di crescere in questo senso, sia alla portata di tutti. Ho la fortuna di avere una storia abbastanza particolare, quindi il fatto che io sia riuscita a portare avanti questa cosa, tornando a casa dopo un percorso universitario abbastanza importante, è tuttora di grande interesse anche per le testate giornalistiche e per le trasmissioni televisive. Quindi io pensavo che questa cosa si sarebbe esaurita dopo il primo anno, in realtà ancora adesso mi capita di essere contattata, e quella è, non ti nego, un'ottima occasione di visibilità, perché sicuramente oltre ad avere la possibilità di avere dei contenuti in alta qualità, perché quando ti mandano una troupe televisiva riesci ad avere delle riprese fatte in una maniera molto, molto professionale, e anche da un punto di vista di pubblico, perché ti apri ad altra visibilità che normalmente non potresti raggiungere solo col tuo lavoro personale attraverso la comunicazione. Certo. Una domanda che mi sorge spontanea, perché hai tirato fuori vari aspetti di cui ti occupi direttamente e personalmente tu. Hai un team di persone, anche non so di quali dimensioni, comunque hai dei collaboratori che ti danno una mano o fai veramente tutto da sola? Ho dei collaboratori, fortunatamente, che mi danno una mano soprattutto sulla parte fisica, quindi soprattutto sulla parte di sudore puro. Anche se io sono, oltre che una donna molto ansiosa, come ho detto all'inizio, una donna molto perfezionista, quindi quando si tratta soprattutto della parte di confezionamento finale, sia del prodotto trasformato, sia del prodotto fresco, ci tengo a esserci io, così come ancora, e questa è una cosa che vorrei lasciare per una questione di tempo, ma non vorrei lasciare per una questione di empatia, le consegne a domicilio del fresco, quindi della verdura fresca, le faccio ancora io. Anche perché veniamo da un periodo particolare, quindi io ho continuato a lavorare e a consegnare anche durante il primo lockdown, che era quello più spaventoso, e ho continuato a farlo proprio perché i miei clienti hanno un livello di fiducia nei miei confronti così elevato che, nonostante il terrore che avevamo tutti, ovviamente con le dovute precauzioni, con i dovuti dispositivi, io continuavo ad entrare nelle loro case una volta a settimana.
e questa è una cosa che fai difficoltà a esternalizzare quando dopo 3-4 anni ti occupi sempre tu di questa cosa, quindi è difficile anche per loro magari accettare che ci sia un'altra persona che fisicamente gli consegna questa cosa, però piano piano ce la possiamo fare. Quello che ho imparato in agricoltura è che i tempi sono molto più dilatati rispetto a quelli che sono i tempi a cui siamo abituati nella vita normale, quindi una cosa alla volta. Beh, diciamo che secondo me poi insomma è anche un promemoria importante, perché poi abbiamo l'illusione che i tempi siano sotto il nostro controllo anche fuori dal contesto, diciamo così, della vegetazione, della natura. Poi in realtà ci rendiamo conto, se prendiamo un po' di distanza dal nostro correre ovunque, che in realtà ci sono le stagioni anche nella crescita di un'attività, ci sono dei cicli che sono giornalieri, che sono settimanali, che sono mensili, anche nel modo in cui ci sentiamo noi. Quindi credo sia davvero una grande cosa questa, una grande opportunità quella che hai trovato di unire il contatto con la natura, perché di fatto è un contatto diretto con la natura, con un progetto professionale. Una domanda che sorge spesso nella community delle ragazze che seguono il podcast è il timore, hai accennato alla newsletter prima e al fatto che racconti proprio il dietro le quinte di quello che accade. Uno dei timori che spesso sento è il timore di disturbare chi si iscrive alla tua newsletter, il timore di mandare troppe newsletter, di dare informazioni che alla fine non interessano, perché chi se ne frega di quello che ho fatto, no, dietro le quinte. Aiutaci a sfatare un po' questo mito, magari dacci qualche esempio di quello che metti nelle newsletter al di là della proposta d'acquisto. Ma guarda, è esattamente questo, hai chiuso la domanda con la chiave, nel senso che io personalmente ho proprio difficoltà e capisco esattamente il dubbio che hanno anche le ragazze che seguono il podcast, perché sembra sempre che un contenuto trasferito soprattutto attraverso una newsletter, ma anche attraverso un post, abbia sempre solo lo scopo di vendere qualcosa, che è una cosa che a me dà fastidio quando ricevo, e quindi ho anch'io questa paura e quest'ansia nel mandare una comunicazione che possa sembrare incentrata solo su quello. Io cerco di mettere sempre insieme le due cose, cioè quando è un momento in cui ho necessità di spingere un prodotto, perché da un punto di vista aziendale può succedere, cerco comunque di metterci insieme anche un altro elemento. Ti faccio l'esempio relativo al problema che ti ho detto prima dell'etichettatura. Mm-hmm. Io ho detto esplicitamente, pubblicamente in un post che avevo un problema di etichettatura, e questa cosa, più che essere vista da un punto di vista di vendita pura, quindi dire guardate io sono in ritardo quindi non ve lo posso vendere, è stata vista al contrario, c'è stata un'enorme solidarietà da parte dei miei follower, da parte delle persone che mi hanno detto non c'è problema, aspettiamo anche dopo Natale, oppure se possiamo fare qualcosa. Tante persone mi hanno segnalato amici grafici, tipografi, quindi è stato esattamente l'opposto. Quindi la chiave è sempre cercare di non essere venditori e basta, perché quello lo fanno benissimo già che le grandi aziende, quando hai una realtà piccola è completamente inutile, perché può sembrare anche presuntuoso per certi versi. Io cerco sempre di metterci un elemento personale all'interno, ovviamente nei limiti del possibile, e cerco di fare in modo che quella cosa non venga percepita male. Mi metto sempre dall'altra parte, mi metto sempre dalla parte di chi certe cose le riceve, perché poi, come tutti, oltre ad essere una persona che vende le cose, sono anche un acquirente, quindi ho entrambi i ruoli nella vita, e cerco sempre di mettermi dall'altra parte, di rendermi conto di quale sarebbe il contenuto che io vorrei ricevere da parte di quella realtà. Ti è mai capitato di avere qualche cliente insoddisfatto per la qualsivoglia ragione, magari non per il prodotto ma per un ritardo nella consegna, magari perché era stato proprio lui a sbagliare il prodotto da acquistare, non lo so, gli era arrivato quello sbagliato, lui pensava di averne acquistato un altro? E se sì, come gestisci questi aspetti senza prenderli troppo sul personale, perché sono parte normale insomma della crescita di un'azienda? Ma guarda, più che questo, perché alla fine il massimo che può capitare è che la mia cliente peggiore, che è mia madre, si lamenti perché ci sono troppe lumachine o troppi bruchi dentro le verdure. Quindi il massimo che è successo finora è questo. Però più che questo succede una cosa che secondo me è un po' più complicata da gestire. Cioè, sui prodotti agricoli, e in particolare ultimamente sull'olio extravergine d'oliva, c'è un bel po' di disinformazione, più che disinformazione, di cattiva informazione. Mm. Mi capita spesso di ricevere delle richieste, prima ancora dell'acquisto, in cui mi chiedono ma quest'olio è denso, quest'olio è non filtrato, quest'olio è verde. E sono tutte caratteristiche che chi produce una cosa con cognizione di causa, quindi io per esempio sull'olio ho cercato di formarmi quanto più possibile, perché prima non ne sapevo nulla, quindi sono sommelier dell'olio, sono assaggiatore di primo livello, quindi bene o male so quali sono le caratteristiche che un olio dovrebbe avere,
lì fai difficoltà, o perlomeno io faccio difficoltà a non rispondere in maniera anche un po' piccata, sai, per dire guarda che mi stai chiedendo una caratteristica che l'olio in realtà non dovrebbe avere per essere un buon olio e per essere un ottimo olio. Quindi è difficile riuscire a mantenere non tanto la professionalità, ma l'empatia e la simpatia, soprattutto in questo caso, nei confronti di qualcuno che magari è convinto, perché giustamente è stato informato in maniera scorretta, di volere, di pretendere delle caratteristiche da un prodotto che in realtà non sono caratteristiche che quel prodotto dovrebbe avere. Non so se mi sono spiegato, perché è abbastanza complesso come concetto, però capita spesso che ti chiedano delle caratteristiche. Un conto è che quell'olio non le ha, perché per esempio c'è chi piace l'olio meno amaro e magari dici no, il mio olio purtroppo di suo è amaro, purtroppo per fortuna, poi dipende dai gusti, è amaro, allora ok. Invece un conto è quando invece ti chiedono una colorazione piuttosto che una densità, che invece non sono caratteristiche diciamo di base o comunque caratteristiche che l'olio dovrebbe avere, soprattutto il filtraggio. Si fa tanto parlare di olio non filtrato, quando in realtà l'olio non filtrato è buono per un mese e mezzo, dopodiché inizia a degradare, per cui io che devo vendere un prodotto che deve avere una shelf life decente, non posso vendere olio non filtrato, perché altrimenti inizia a degradare e inizia anche ad avere delle brutte caratteristiche, quindi questa è la parte un po' più complicata. Caspita, mi stavano venendo in mente un sacco di idee potenziali per la tua newsletter, per sicuro gliele hai messe dentro, però qui ci vorrebbe veramente una newsletter enciclopedica. A me piacerebbe tantissimo, cosa che non faccio perché alla fine insomma rimando, però insomma capire di più, anche solo la stagionalità dei cibi, anche solo perché poi ormai si trova di tutto sempre comunque, ma questo aspetto dell'olio per esempio è un aspetto interessantissimo, anche perché come ben dicevi tu, se poi io lo vado a cercare con delle caratteristiche sbagliate rischio anche poi di mangiarmi qualcosa che non mi fa particolarmente bene. Parliamo di tempo. Ok, allora siamo tutte work in progress, io credo come imprenditrici, libere professioniste, qualunque cosa facciamo, ma anche donne in carriera, non importa insomma, soprattutto, ma non solo, quando abbiamo anche una famiglia da gestire, ma se non è una famiglia abbiamo noi stesse da gestire e noi siamo fortunatamente altra cosa rispetto al lavoro, siamo due entità separate. Allora spiegaci un po', tu parli anche a diverse conferenze in Italia e all'estero, come concili tutto questo, come stai imparando a conciliare tutto questo? Hai detto benissimo, sto imparando, perché purtroppo ci sono delle cose che ancora non riesco a delegare o comunque non posso delegare, perché ci sono delle cose che devo materialmente fare io, quindi è un po' complicato, però sto imparando molto e sto cercando di innanzitutto di dare priorità alle cose più importanti e alle cose meno importanti, quindi questo sicuramente. Quando so di essere fuori per un periodo, fortunatamente, ovviamente capita di rado per motivi che tutti sappiamo, però cerco di organizzare tutto prima di andare via, quindi cerco di fare in modo che tutto sia pronto prima che io vada via o prima che io sia assente per un paio di giorni. Settimana prossima, ad esempio, sono due giorni a Roma e questo è un periodo di regali di Natale, sto organizzando tutte le spedizioni per domani, in modo tale che evito i primi giorni della settimana prossima che non ci sono, che ci siano troppi problemi. Per quanto riguarda gli ordini che arriveranno mentre sono fuori, fortunatamente sono fuori 48 ore, quindi riesco a gestire questa cosa. Sicuramente ci sono delle cose che ancora sono migliorabili, degli aspetti soprattutto relativi al tempo. Quello che è importante è riuscire sempre a ritagliarsi dei momenti in cui sicuramente non sei disponibile. Quindi la cosa importante è riuscire ad avere 2 ore a settimana, 3 ore a settimana in cui veramente non sei disponibile per nessuno. Poi le altre, ovviamente non solo 2 o 3, però quelle proprio chiuse completamente, perché altrimenti diventa poi ingestibile, perché per quanto sia la mia vita è anche il mio lavoro, perché alla fine per tutti è così, la maggior parte delle ore della nostra vita le passiamo a lavorare, però è anche giusto poi ritagliarci gli spazi per fare altro. Che poi nel mio caso l'altro molto spesso è visitare altre aziende, andare in altri posti, conoscere altre persone, perché mi serve anche questo per migliorare quello che faccio. Però è comunque un momento in cui io stacco da determinate cose, da determinate richieste, dinamiche, eccetera. E in questo caso è un'altra cosa molto particolare, perché molto spesso hai difficoltà poi quando magari un cliente ti scrive la domenica pomeriggio a non rispondere, perché comunque è un cliente, quindi non puoi decidere totalmente di non rispondere, però tantomeno puoi attaccarti al telefono la domenica pomeriggio, quindi bisogna anche un po' imparare a gestire da entrambi i lati questa cosa. Per questo prima ti dicevo, sono anche una consumatrice, perché io la domanda me la faccio quando magari mi viene in mente di contattare un fornitore o qualcuno da cui voglio acquistare qualcosa,
e dico aspetta, però è domenica, io lo chiamo domani, me lo segno, lo chiamo domani, quindi e faccio lo stesso anch'io, quindi quando devo prendere devo fare dei contatti, mi segno tutto, io sono molto vinta, ho ancora l'agenda cartacea e cerco di prioritarizzare tutto anche sulla base di questo, quindi ogni volta che prendo un appuntamento me lo segno, in modo tale che so che quella settimana, quel giorno sicuramente non posso fare determinate cose, avviso i clienti per tempo quando sono fuori. Per non parlare della dinamica poi del tempo dal punto di vista meteorologico, in napoletano il tempo si dice proprio tempo anche di quello meteorologico, perché anche quello poi, quello invece è proprio imprevisto, io mi alzo la mattina e non so ultimamente se posso lavorare all'aperto o no, quindi anche quello ti cambia poi l'ordine di tutta la giornata in corso d'opera. Non è facile, però si fa. Altra lezione importante, caspita, io credo che se in futuro, anche che ne so, tra 20 anni dovessi decidere di cambiare nicchia interamente, avendo lavorato proprio a contatto con quello che è l'imprevisto continuo e con quella che è la stagionalità vera, saresti in grado veramente di fare qualunque cosa. Quindi veramente complimenti, perché quello che dici sembra semplice finché probabilmente non lo vivi di persona, perché io sono una maniaca della pianificazione, forse esagerata. Se dovessi basarmi sul tempo meteorologico, credo andrei fuori di testa, sarebbe veramente dovrei veramente fare uno sforzo e un allenamento non da poco. Ti chiedo un'ultima cosa, la relazione con i tuoi concorrenti, se ce ne sono, com'è, o meglio, come riesci ad andare oltre? Magari qualcuno ti copia, prende qualche idea, succede sempre, no? Quando cominci ad avere un minimo di visibilità o un bel po' di visibilità nella tua nicchia, come la gestisci? Allora, questo è anche un mano difficile, nel senso che durante il lockdown e soprattutto quando c'è il Covid sono tanti giovani che si sono dedicati a questa attività o che vogliono iniziare a dedicarsi a questa attività. E io sono molto contenta. Sono contenta perché io sono ho un ruolo duplice anche in questo caso. Sono sì un'imprenditrice agricola, ma ho anche un ruolo di dirigenza in un'associazione di categoria, no? Quindi rappresento le donne imprenditrici. Per cui sarebbe paradossale se io non fossi contenta di avere delle colleghe che possano fare lo stesso tipo di lavoro che faccio io, non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista di comunicazione. Noi, ad esempio, lavoriamo anche molto con i bambini, con i ragazzi, cerchiamo di fare educazione alimentare, siamo nelle scuole, quindi se dovessi fare tutto io sarebbe assolutamente improponibile a livello proprio di tempo, tornando al discorso di prima. Quindi in realtà sono molto contenta che ci sia questo ritorno, perché è fondamentale, quanti più siamo meglio è. Quindi da questo punto di vista e dal punto di vista della percezione che i clienti devono avere, che le persone devono avere del ruolo del contadino e della contadina, sono felicissima che ci siano tante aziende agricole e che siano sempre di più e che facciano più comunicazione. Da un punto di vista nell'eventuale concorrenza, quella proprio diretta, quindi chi all'improvviso spunta fuori con un prodotto uguale al tuo, con un'etichetta che rimanda alla tua, con una comunicazione simile, eccetera, non può farmi piacere nell'immediato, nel senso che sicuramente non è una bella sensazione, però al tempo stesso vuol dire che stai lavorando bene, perché se c'è qualcuno che si prende la briga di fare la stessa cosa o comunque di fare una cosa estremamente simile, vuol dire che stai lavorando bene. E fino a quando io sono sicura, perché veramente tocco con mano ogni singolo prodotto che esce da Rare, che sono sicura di quello che sto facendo e sono sicura della qualità immensa che sto mettendo sul mercato, mi preoccupa relativamente, nel senso che riesco da questo punto di vista a stare un pochino più tranquilla. Per la serie felici di essere copiati, sei sempre un passo avanti, se qualcuno ti copia vuol dire che è comunque un passo indietro e tu intanto stai già pensando al passo successivo. Quello. Esatto. Avresti uno spunto finale, magari una piccola pillola motivazionale per le donne che sono in ascolto e vorrebbero iniziare la loro attività, ma temono di non farcela? Programmare è fondamentale, nel senso che io quando sono partita ho avuto la fortuna di riuscire anche senza programmare, perché all'inizio sono stata travolta da un mare di comunicazione e di visibilità che non mi aspettavo e quindi è stato difficile per me rincorrere la comunicazione che mi stavano dando, perché alla fine all'inizio è stata molto mediatica l'esposizione che ho avuto, quindi ho dovuto fare una corsa dietro questa visibilità. Il contrario è molto meglio, cioè riuscire a programmare
essere pronti con determinate tipologie di prodotto, con determinate categorie merceologiche quando c'è questa visibilità è fondamentale, quindi anche scegliere la giusta categoria merceologica, perché molto spesso mi chiedono: ma io ho 10 ettari di mandorle, che cosa devo fare? E punto è capire prima su quale mercato posizionarlo il prodotto, soprattutto in agricoltura, perché senza mercato vai in difficoltà, perché molto spesso hai una possibilità all'anno, prendi l'olio extravergine, si fa una volta l'anno, se fai un cattivo prodotto quell'anno devi aspettare l'anno dopo e non puoi diversificare, se hai un oliveto, basta, non è che puoi fare altro, quindi programmare soprattutto le vendite e la tipologia di prodotto da mettere sul mercato è fondamentale. E studiare tanto, immagino, perché ci hai snocciolato un po' di chicche, ma ovviamente arrivano da qualcuno che si è fatta il mazzo e si è messo a studiare effettivamente tutto quello che c'era da sapere, magari anche in corso d'opera, naturalmente, sia mai che uno deve sapere tutto prima di partire. Valentina, grazie mille per questo tempo che ci hai dedicato, che so essere poco, quindi davvero, ti ringrazio davvero tanto. Ringrazio anche le ragazze che sono in ascolto e naturalmente potete trovare Valentina al sito www.rareche.com, giusto? O anche su Instagram? Sì, sempre. Instagram, Facebook e anche TikTok, perché il profilo anche c'è. TikTok, che arriverà a breve, ormai l'abbiamo annunciato, quindi non ti puoi più tirare indietro, sappilo. Questa è la tua dichiarazione. Disastro. Grazie ancora Vale, grazie mille. Grazie mille, grazie. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.